a tutti Enzo Web, benvenuti in questo nuovo video. E in questo nuovo video l'argomento di cui andremo a trattare oggi non parlerà né di make-up, né di fashion, né di beauty, né di skincare, niente di tutto questo, perché non ci ha a che fare, o almeno non in questa occasione. Oggi infatti vi voglio parlare di un progetto fotografico che si chiama Cara Catastrofe, come potete anche leggere nel mio sfondo, ideato da Adele Politlas su Instagram e Maria_ Lomeo sempre su Instagram, ma vi lascerò nell'info box tutti i link che vi citerò in questo video. E questo progetto fotografico è stato fatto in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, ovvero che si terrà il 28 febbraio. Entrambe le ragazze, sia Adele che Maria, fanno parte di un'associazione no profit che si chiama Remare Onlus, di cui vi lascio anche di questa associazione il link nell'info box, che si propone di curare e sostenere i bambini e i giovani adulti affetti da malattie reumatiche o autoimmune, dando appunto assistenza intervenendo in diversi ambiti. Gli obiettivi di questa associazione sono veramente parecchi, però purtroppo questa associazione è ancora molto piccola, quindi chiedo a te che mi stai guardando, a tutti voi che mi state guardando, di andare a supportare questa associazione in modo tale che riesca nel suo intento, ovvero supportare sia i bambini che i giovani adulti affetti da queste patologie. Ora veniamo alla domanda che forse vi starete chiedendo dall'inizio di questo video: che cosa sono queste malattie autoimmuni? Brevemente si parla di malattie che hanno la caratterizzazione dell'infiammazione articolare, delle articolazioni, quindi si parla di dolore cronico. Autoimmune vuol dire che il nostro sistema immunitario, che di solito è incaricato di proteggersi da agenti esterni come i virus, i batteri, scambia il nostro corpo proprio per questi, per un nemico, e lo attacca, scagliandosi contro ossa, muscoli e altri organi interni. E questo comporta un dolore cronico, a volte localizzato, a volte sparso, al secondo dei casi. E anche secondo ai casi, ovviamente, ci sono delle sintomatologie diverse, ovvero l'artrite reumatoide, che è quella che ho io, può portare alla osteoporosi, che sto rischiando, oppure può portare anche alla dermatomiosite, che è quella che ha Adele, che porta altre svariate seccature, come la disfagia, ovvero non riuscire più a deglutire bene, e quindi arrivare a frullare i cibi o comunque a mangiare bevendo litri e litri d'acqua. Ovviamente non sono qui per farvi l'elenco di tutte le caratteristiche, di tutte le cose che possono comportare queste malattie, anche perché verrebbe un video lunghissimo e non vogliamo neanche stare qui a deprimerci, quindi vorrei soffermarmi sull'argomento principale di questo video, ovvero il progetto fotografico. Adele e Maria quindi si sono scattate a vicenda delle foto, focalizzandosi in particolare su alcune parti del corpo o su alcune situazioni e sensazioni che nella quotidianità devono o hanno vissuto, sensazioni che tra l'altro al mondo esterno non vengono viste e riconosciute, perché se c'è una cosa che mi dimenticavo di dirvi è che queste malattie qua sono malattie invisibili, ovvero ci sono, fanno i loro danni interni, ma chi ne è affetto non lo dimostra, e questo comporta ovviamente delle discriminazioni, di bullismo o di body shaming, perché chi è affetto da queste malattie e fa delle terapie cortisoniche o immunodepressive è sempre soggetto a notevoli cali di peso o a notevoli aumenti di peso, anche se appunto non è dovuto all'alimentazione. Il progetto nasce appunto per far capire a tutti, al mondo, che anche se certi dolori, certi fastidi ci sono e non vengono esternati, devono essere rispettati. Vanno rispettati a scuola, quando non si riesce a correre, quando si sente il cuore scoppiare e ci sentiamo veramente, morire, quando si è al lavoro e si chiede un pochino di riposo in più per essere più efficaci appunto nel lavoro stesso. Vanno rispettate anche nella quotidianità, quando sorridiamo, ci trucchiamo bene per nascondere le occhiaie delle notti insonne dovute ai dolori, quando ci dobbiamo sentire, guarda, quella è troppo truccata
bene, troppo vestita bene per essere una malata. Sono malattie poco conosciute appunto perché poco visibili, e Adele e Maria hanno voluto smascherarle appunto per far vedere a tutti che anche se non vogliamo far pesare i nostri fastidi, i nostri dolori, le nostre giornatacce, comunque queste sensazioni ci sono sempre, questi dolori ci sono sempre, e non essere compresi a volte può peggiorare veramente tutto. Siamo persone e ovviamente in primis andiamo rispettate per questo, ma soprattutto andiamo rispettate perché ci portiamo addietro sulle spalle una zavorra non indifferente. Perché sì, alcuni tipi di dolori cronici vengono associati al parto, e non sto scherzando, anzi, a differenza del parto non è un dolore che va via, rimane lì, e noi dobbiamo sopportarlo e farlo anche con la gente che dice che siamo pigri, che non vogliamo mangiare, che siamo troppo curate per essere malate, tutte queste cose qua che scocciano sempre sentirsi lì. E fidatevi che noi usciremo tranquillamente in pigiama anche in questo momento, però purtroppo non è ancora accettato dalla società, ma se lo fosse sarebbe il nostro dress code per eccellenza. Quindi per concludere vi invito di andare a visitare i link che vi lascio nell'info box, andare sul profilo Instagram di Adele, riempire un cuoricino dell'album che vedrete sul suo profilo, e andare poi sulla pagina Remare Onlus, che anche questa trovate linkata nell'info box, e condividere l'album delle foto sui vostri profili in modo tale che diventa più virale possibile, in modo tale che queste malattie invisibili non siano più tali ma vengano riconosciute e rispettate. Di dolore cronico purtroppo ancora oggi, non sto scherzando, si può morire e non è assolutamente accettabile. Quindi mai come questa volta, per favore, vi chiedo di controllare l'info box e andare a controllare ogni singolo link che vi ho citato nel video. Inoltre, come ultima cosa, come vedrete sullo sfondo, vi chiedo, vi invito, se volete, se vi siete ritrovati in questo video, se avete una malattia autoimmune, se avete una qualsiasi patologia che nessuno capisce, vi invito a lasciare un commento qua sotto o su Instagram sotto il post album di Adele o sull'album delle foto della pagina Remare Onlus, a lasciare un commento con l'hashtag Cara Catastrofe e far capire a me, ad Adele, a Maria e a tutti quanti che vi siete rivisti in questo video. Noi ci vediamo al prossimo e un bacione!